Tolleranza zero e multe salate per chi non rispetta l'ordinanza del Ministero della Salute che prevede l'uso obbligatorio delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino anche all'aperto nei luoghi a rischio assembramento. L'aumento dei casi di Covid spaventa e così l'Abruzzo si prepara un fine settimana all'insegna dei controlli. Osservate speciali da stasera le zone della Movida e del Lungomare. Centinaia gli agenti delle forze dell'ordine e della polizia municipale impegnati nelle attività di monitoraggio. Fino a 400 euro l'importo della sanzione per chi non indossa la mascherina. Parallelamente i sindaci avvieranno campagne di sensibilizzazione attraverso social, radio, locandine affisse fuori dai locali e con l'uso dei megafoni per invitare cittadini e turisti a rispettare le regole per il contenimento dell'infezione. Ieri nel capoluogo adriatico il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le ispezioni riguarderanno principalmente l'area di Piazza Muzzi e di Via Battisti, il lungomare per Scaravecchia. Responsabilità, equilibrio, controlli, sono queste le parole che devono guidarci, ha sottolineato Di Vincenzo al termine del vertice,